Eccoci, siamo a Parigi, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente e amministratore delegato di Pirelli. Calendario 2017, The Call by Peter Lindbergh, un calendario diverso anche quest'anno? Sì, un calendario come ogni anno, è legato alla qualità, alla sensibilità del fotografo, a un'idea condivisa su come esprimere qualche cosa attraverso il calendario. Quest'anno è stata la bellezza nel modo più naturale possibile, portando grandi attrici vicine a noi, cioè togliendo tutto quell'alone da star che potevano avere e in modo semplice farle sentire persone. Lei ha chiesto al fotografo Peter Lindbergh di girare alcuni scatti nello stabilimento di Settimo Torinese, come mai? Io considero questo stabilimento per noi un'eccellenza della tecnologia, dove esistono anche aspetti che hanno qualcosa di artistico, perché vedere queste macchine, questi robot lavorare in modo così sofisticato richiede un lavoro di artigiani, richiede un grande lavoro alle spalle. Allora ho chiesto a Peter di unire un po' la bellezza e la bellezza anche di una fabbrica. Poi alla fine ha fatto un lavoro talmente bello che ho preferito che si ritornasse al calendario con i soggetti femminili che erano stati selezionati, ma faremo un'altra cosa ancora più interessante con le foto meravigliose che ha fatto della fabbrica. Le faccio solo una domanda che ovviamente riguarda noi, cioè il mercato automobilistico quest'anno ha dato molto bene e quindi evidentemente la scelta di Pirelli, molto lungimirante, di giocare molto sul premium o premium, che dir si voglia, ha pagato evidentemente. Sì, continuerà così anche nei prossimi anni? Continuerà la crescita del segmento premium, è sempre maggiore in rapporto allo standard in tutte le aree del mondo. La tecnologia richiesta è sempre più sofisticata e noi è questa la sfida che continuiamo a affrontare ed è affascinante poter continuare questo percorso. Formula 1, l'ultima cosa, si è conclusa, un bilancio e aspettative per il futuro? È stato un anno direi in cui i pneumatici hanno rappresentato un importante elemento dello spettacolo, tutto è andato bene in questa stagione. La prossima stagione sarà una sfida enorme, perché abbiamo dei pneumatici del 25% più larghi, con una struttura diversa e che hanno già nei primi test fatti dato una differenza di oltre 3 secondi al giro rapporto a quelli di quest'anno. Quindi un'enormità, sarà interessante. Grazie mille. Grazie.